Bene, allora siamo qui questa mattina al bar da Brollo. Tra l'altro ieri c'è stato la fine del mondo, speriamo che non vengano altre situazioni, ma purtroppo... No, volevo fare un piccolo inciso prima dell'intervista parlando prima con il Brollo, anche lunedì e martedì. No, ma quelli che vengono fuori dicendo ma viene doccone di piove, fa le acque, bisogna chiedere scusa, ma c'è sta gente, ma... Cioè, quando arriva tanta acqua, quanto ne arriva in un'ora, arriva acqua che scende in un mese, nessun sistema fognario può tenere, cioè non lo so, comunque chiudiamo perché certi che scrivono certe idiozie veramente sarebbe da... Vabbè dai, lasciamo perdere. Allora, siamo qua con l'amico Giovanni Di Giovanni, che è anche consigliere all'interno del consiglio di amministrazione dell'IPAB. Sappiamo che in consiglio gli ultimi hanno stralciato la maggioranza, ha deciso di non internalizzare, dimmi te se sbaglio termine, l'assunzione di 50 dipendenti. Diciamo che dovevano esternalizzare, passare il servizio dall'amministrazione comunale, dal sociale, all'ente IPAB RSA Casson. Sempre con Fratelli d'Italia, di cui faccio parte, contraria a questa operazione perché non portava nessun profit all'interno dell'azienda dell'ente che non viaggia nell'oro, anzi deve rientrare di debiti pregressi. E non era questo il punto dove si poteva recuperare fondi per accorciare, diciamo, il debito. L'amministrazione andava avanti con Sandro Marangon e il presidente Antonio Seraino per questo passaggio. Noi ci siamo sempre opposti perché portava a lasciare a casa una quarantina di famiglie, di donne e uomini che lavorano con la cooperativa, e queste non venivano assunte in altro, ma c'è un concorso, dovevamo fare un concorso e l'hanno fatto, ma quindi non so anche queste spese che... come saranno messe a bilancio, perché adesso dopo il consiglio di lunedì, dove c'è stata la retromarcia dell'amministrazione comunale, che si sono accorti, spero che si siano accorti, ma credo che sono più che altro erano entrati in un impasse che non portava a niente, e questa retromarcia sgommata proprio di lasciare ancora il servizio SAD, servizio di assistenza domiciliare, all'interno del sociale, quindi in capo al comune, e non più all'ente IPAB. Beh, comunque bene che la maggioranza in qualche modo ha accolto le vostre consigli. Spero di sì, e questo su questo punto anche mi allaccio anche all'interno della cooperativa che lavora all'arcobaleno, perché l'intento è anche quello che l'ente IPAB vuole internalizzare anche quel servizio, e creando ulteriore anche là una sessantina di famiglie da stare a casa, da lavorare. Noi ci opporremo in qualsiasi sede e in qualsiasi maniera che questo non avvenga, perché la dignità delle persone e il lavoro che lo hanno già, perché c'è gente che lavora da anni, ma anni non dico 4, 5, 15, 20 anni all'interno, che una mattina si trovano a rimanere a casa, non è a 60 anni tanto bello, perché si sono fatti progetti mutui e quindi si trovano a casa senza lavoro, creando disagio sia sociale che anche all'amministrazione stessa, perché quando hai 60 famiglie a casa, che in totale erano 100, tanto hanno fatto retromarcia su 40, spero anche sulle 60, perché non si può in questi momenti storici di economia privare del lavoro della gente. Senti, tu che sei dentro in consiglio d'amministrazione dell'IPA, vorrei chiederti una cortesia. Dimmi.
Tu sai che sono single? Sì. Io so che dentro l'IPA sboccia l'amore molto facilmente, non potresti raccomandarmi qualche non so, osso, qualche infermiera, qualcosa? Cercherò di raccomandare. Perché so che lì succede che l'amore sboccia così, la passione. Sboccia a... Allora, potrei dire a raggi di sole, perché adesso finalmente è venuto il sole. Quindi però... conto su di te allora, dai. Sì, cercheremo di risolvere questi problemi. Speriamo che questi blogger anziani, se non contano su qualche amico, perché insomma in certe situazioni... Cerchiamo di lavorare sempre nelle maniere... Mi raccomando, nelle mora. Maniere, mora, perché sì. io mi dispiace, ho passione per le more. Mi dispiace per le bionde, non si offendano le bionde, ma io... Va bene? Cerchiamo di lavorare sempre nelle maniere opportune e lecite. E cercando di portare a casa i risultati, e mi applicherò anche per portarti, mi raccomando, a risolvere il tuo problema. Grazie. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa, qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.